Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. Siamo a Firenze stamani alla caserma Baldissera. Incontro per parlare, per affrontare il progetto della nuova area militare a Coltano. Siamo nella provincia di Pisa che tanto fa discutere. Si valuta anche l'ipotesi di altre aree oltre a quella all'interno del parco di Migliarino San Rossore. Non sono mancate neanche le proteste proprio davanti mentre si svolgeva questo incontro del comitato No Base su Lungarno Pecori Giraldi. L'ha seguita per noi Rachele Campi. Vediamo. Un'ecostruttura, non una sede militare. Così il presidente della regione toscana Eugenio Giani definisce il progetto della nuova base militare dei carabinieri che potrebbe sorgere a Coltano, a Pisa. Lo ha detto dopo l'incontro avvenuto questa mattina alla caserma Baldissera a Firenze con i funzionari del Ministero della Difesa, della provincia, dell'ente parco di Migliarino San Rossore, dell'arma dei carabinieri. L'idea sarebbe quello di creare un centro internazionale ambientale di ecodiversità, così lo definisce il presidente, dove far convogliare il GIS, il gruppo di intervento speciale, i paracadutisti e i cinofili. Un'idea che però non piace al sindaco di Pisa, Michele Conti, presente al tavolo della discussione. Il vero tema rimane il fatto che quell'area non è idonea, se non limitatamente al vecchio centro radar americano, quel pezzetto che è già urbanizzato, e che si devono trovare soluzioni alternative sul territorio. Quello di oggi è l'inizio di un percorso, non a senso unico. In vista del 12 maggio, quando del progetto se ne parlerà davanti al ministro della difesa Lorenzo Guerini, non verrà scartata l'ipotesi di uno spacchettamento. Potrebbero infatti esserci altre soluzioni militari sul territorio pisano da riconvertire per le varie necessità dell'arma. Noi siamo partiti da quello che era stato presentato, e quello era tutto dentro il parco e tutto concentrato. Ecco, quello che in qualche modo secondo me può essere è che quelle finalità, quegli uomini possono stare anche in ambienti non necessariamente contigui, anche se a qualche chilometro di distanza. Sempre nella mattina un centinaio di manifestanti hanno protestato davanti alla caserma Baldissera. Il comitato No Base nasce per bloccare l'idea di militarizzare l'area all'interno del parco di San Rossore. Tutte le risorse, 190 milioni di euro previsti per questo intervento, vengono tolti dalla militarizzazione del territorio e vengono utilizzate per le grandi priorità che oggi il nostro Paese, la scuola, il lavoro, la questione abitativa, ma soprattutto il potenziamento anche del parco di San Rossore, che ha un bilancio di 4 milioni di euro. Noi per questo oggi ribadiamo né a Coltano né altrove, e al contempo chiediamo che tutta la cittadinanza sia coinvolta per un vero progetto di rilancio del nostro territorio che passa dalla demilitarizzazione del territorio. E tre mozioni per chiedere di non realizzare la base militare all'interno del parco regionale Migliarino e per aprire il dialogo con il governo per trovare una location alternativa per la realizzazione della struttura. È quanto approvato oggi dal Consiglio regionale della Toscana. Il testo presentato dal gruppo PD, approvato a maggioranza, chiede alla Giunta di intraprendere ogni azione utile, anche di concerto con il parco, per avviare un confronto con il governo, teso a scongiurare un intervento fortemente impattante sotto il profilo ambientale in un luogo soggetto a tutela. Il nostro impegno era cercare di fare in modo che si arrivasse a quella discussione con una posizione chiara, e oggi tutta l'Assemblea legislativa l'ha detto: no a ulteriori edificazioni nel parco. A parlare il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: la base militare si può realizzare, ma fuori dal parco, anche in immobili, penso a quelli di proprietà della Regione, che possono essere riutilizzati e riqualificati utilizzando anche altre caserme già a disposizione. Le prossime elezioni amministrative a Pistoia, il PD presenta una lista mix di rinnovamento e esperienza, il partito 3V punta invece sulla moneta comunale complementare. Patrizio Ceccarelli. Rinnovamento ed esperienza, è questa in sintesi la caratteristica della lista del Partito Democratico che sostiene la candidatura a sindaco di Pistoia di Federica Fratoni. Un gruppo, 16 uomini e 16 donne, guidato da una giovanissima, Alessia Paoli, 22 anni, studentessa e segretaria dei Giovani Democratici. A chiudere il cerchio invece c'è Agostino Fragai, ex assessore regionale, figura di riferimento in ambito DEM. Ci sono poi due giovanissimi, Alessio Dolfi e Serena Fiorentino,
Firmani, entrambi 19enni, il primo studente e musicista attivo nella politica studentesca, la seconda rappresentante d'istituto al liceo artistico Petrocchi di Pistoia, oltre che impegnata nel mondo del volontariato. Un'attenzione particolare allo sport, con due candidati, Alessandro Vannucchi e Filippo Treno, il primo presidente del Futsal Pistoia e l'altro figura di riferimento dell'hockey nazionale. Sono a disposizione in questa sfida difficile, faticosa, ma che ci vedrà vincenti in questa città. È bene averlo chiaro. Ieri sera, in un incontro pubblico che si è svolto alla Galleria Vittorio Emanuele, anche la candidata a sindaco del partito 3V Verità e Libertà, Alessia Valia, ha presentato i 29 componenti della sua lista, guidata dal pistoiese Tommaso Agostini, ma soprattutto ha illustrato il suo programma, annunciando che se sarà eletta sindaco introdurrà una moneta complementare. Questo per ridare slancio all'economia della città e soprattutto alla piccola media impresa che in questo momento sta soffrendo e che ha bisogno proprio di nuova linfa vitale per riprendere l'attività. E torna anche in presenza The State of the Union a Firenze, si aprirà domani fino al 7 maggio e quest'anno l'evento è dedicato al futuro dell'Europa. Ci racconta tutto Caterina Gonnelli. Da domani al 7 maggio torna a Firenze The State of the Union, iniziativa annuale a cura dell'Istituto Universitario Europeo, organizzazione intergovernativa di formazione e ricerca, sia online che in presenza, tesi, tanti ospiti con oltre 130 relatori provenienti da 40 diversi paesi del mondo. L'edizione di quest'anno, la 12ª, è incentrata sul ruolo dell'Unione Europea in un panorama geopolitico che oggi più che mai è in continua evoluzione. Fra le emergenze trattate negli incontri e dibattiti tenuti da ministri, docenti, esperti e opinion maker è inclusa anche la questione Russia-Ucraina nel tentativo di costruire la pace, elaborando trattative e negoziati. Tra i temi fondamentali per l'Europa, emergenze ambientali e climatiche, sostenibilità, resilienza, democrazia, diritti, legalità e società, ma anche l'identità digitale, un problema scottante perché nel vecchio continente vivono milioni di anziani che risultano di fatto discriminati. Tra i relatori, l'amministratore delegato del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, vicepresidente della Commissione Europea Joseph Borrell Fontelles, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e il Direttore Generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il programma prevede anche la Vice Premier spagnola e Ministra dell'Ecologia Teresa Ribera Rodriguez, il Commissario Europeo per l'Economia Paolo Gentiloni, il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Fatih Birol. Partecipa anche il nostro ministro degli Esteri, Di Maio. Le sessioni introduttive di domani si svolgono presso l'Istituto Universitario Europeo a Fiesole, mentre il 6 maggio la sessione plenaria prosegue in Palazzo Vecchio. Il 7 maggio a Villa Salviati, sede dell'Archivio Storico dell'Unione Europea, previste visite guidate per il pubblico. E ora la cronaca. Centinaia di braccianti a nero sono stati scoperti in Maremma, venivano pagati, pensate, 2,50 euro l'ora. Da questa paga veniva addirittura sottratto l'affitto del dormitorio. I tre imprenditori agricoli sono italiani e noti nella zona. Alessio Poggioni. Il 1° maggio è appena passato, ma già si torna a parlare di sfruttamento sul lavoro in Toscana. Con un'inchiesta nata nel luglio del 2019, infatti, la Guardia di Finanza di Piombino, coordinata dalla Procura di Livorno, ha portato alla luce un presunto giro di lavoro nero e sfruttamento. Nel mirino degli investigatori sono finite 3 aziende agricole della costa degli Etruschi, in Maremma, tra Livorno e Grosseto, che avrebbero impiegato centinaia di lavoratori italiani e stranieri in nero per 15-16 ore di media al giorno, con una paga di 2,50 euro l'ora. Anche le ferie erano difficilmente concesse, non retribuite e spesso oggetto di ricatto di licenziamento. Così sono scattati gli avvisi di garanzia per i 3 imprenditori con accuse di reati che vanno dall'intermediazione illecita allo sfruttamento del lavoro. I 3 imprenditori, spiegano le Fiamme Gialle in una nota, ricevuti gli avvisi di garanzia, hanno immediatamente proceduto al pagamento delle sanzioni amministrative nel frattempo già contestate dalla Guardia di Finanza e dall'INPS, versando alle casse dell'erario circa 5.800.000 euro. E proprio dalle violazioni amministrative si deduce l'entità del fatto. Illeciti riscontrati in 854 rapporti di impiego, 571 maxi sanzioni per lavoratori completamente in nero e altre 283 per registrazioni errate sul libro unico del lavoro.
Oltre, si legge, ad impiegare i braccianti senza contratto né copertura previdenziale e assicurativa, i titolari avrebbero inoltre costretto diversi di loro, per lo più stranieri, a vivere in affitto in un casolare abusivo sugli stessi terreni delle aziende agricole, in condizioni igienico-sanitarie precarie, senza riscaldamento e allaccio alla rete idrica e senza acqua potabile, con il costo dell'affitto decurtato dalla paga. Le indagini infine hanno riguardato anche contributi ottenuti dall'Unione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Sarebbero emerse numerose irregolarità che gli indagati avrebbero commesso simulando il possesso dei requisiti previsti. Insieme ad una quarta azienda agricola loro complice, infatti, gli imprenditori avrebbero prodotto finti contratti di affitto di terreni agricoli. Dal Fondo Europeo sarebbero arrivati circa 150.000 euro, usati poi impropriamente per pagare i braccianti e da qui l'ulteriore denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea. È un anno di reclusione, una condanna, un anno di reclusione è stata chiesta dal PM per Pierluigi Boschi, ex vicepresidente di Etruria, al processo ad Arezzo per il filone delle presunte consulenze d'oro nell'ambito del crack dell'istituto di credito aretino che vede imputate 14 persone tra ex dirigenti e consiglieri. Stessa condanna è stata chiesta per altri tre imputati, tra cui l'ex dirigente Luciano Nataloni. Per gli altri imputati richieste inferiori di 8, 9, 10 mesi di pena. E il super bonus rischia di mettere KO delle ditte, ben 500 ditte, siamo a Firenze con oltre 100 milioni bloccati, vediamo. Possiamo non essere d'accordo sul super bonus del 110% e non siamo d'accordo sulla validità di questo provvedimento. Il costo di efficientamento è più che triplicato. Grazie ai provvedimenti del 110%. Nuova bocciatura netta e chiara durante il discorso alla plenaria del Parlamento europeo del Premier Draghi del super bonus 110%, la misura varata durante il governo giallorosso per l'efficientamento energetico degli edifici. Una norma che ha avuto grande successo ma ha anche creato grandi problemi. Le frodi e i prezzi più che triplicati degli investimenti necessari per le ristrutturazioni. La posizione del Premier, che ha dato un nuovo scossone al Movimento 5 Stelle, scuote anche i conti di chi opera nel settore. Sono oltre 500 le imprese con più di 100 milioni di euro bloccati nei cassetti fiscali in tutta la città metropolitana di Firenze. È la stima effettuata da CNA Firenze, elaborando i risultati di un'indagine che ha coinvolto 50 imprese dei comparti edilizia, installazione e serramenti che stanno pagando lo scotto della stretta, imposta per legge, a sconto in fattura e cessione del credito applicati ai bonus edilizi. L'indagine evidenzia che il 53% delle imprese con i crediti bloccati opera nell'impiantistica, il 42% nell'edilizia e il 5% nella produzione. L'ammontare dei crediti bloccati deriva per un 30% da lavori del super bonus 110% e lavori trainati ecobonus, per il 31% da lavori dell'ecobonus tradizionale, per il 28% da lavori del bonus edile tradizionale e solo per l'11% anche da lavori del bonus facciate. Nel primo trimestre del 2022 di quest'anno in Toscana cresce il numero degli arrestati per pedofilia rispetto al 2021. Sono già 10 quelli fatti rispetto ai 13 dello scorso anno. È uno dei dati resi noti dal compartimento della Polizia Postale e delle comunicazioni per la Toscana nella giornata nazionale per la lotta alla pedofilia. E presidio dei lavoratori delle RSA stamani a Firenze, vediamo i motivi che li hanno portati a protestare. Non mi sento rispettata né come donna, né come lavoratrice, né come mamma, né come professionista, come niente. Non c'è possibilità di crescere, non c'è l'attenzione alla persona, al lavoratore e non c'è attenzione neanche agli ospiti come dovrebbe essere. Scendono in piazza Duomo i lavoratori di alcune RSA toscane, un presidio davanti alla regione per dire basta a retribuzioni minime e alla disapplicazione dei contratti nazionali. Alessandro Bottai, segretario responsabile del Dipartimento Socio
assistenziale UIL FPL racconta i disagi di chi oggi protesta. Molti datori di lavoro contraggono le ore di lavoro, non pagano regolarmente il lavoro straordinario o il lavoro supplementare, che è quello che viene fatto dai part-time, però gli chiedono di fare doppi turni, gli chiedono di lavorare fino quasi allo stremo, non ce la fanno veramente più. Secondo alcuni non ci sarebbero gli strumenti adatti per lavorare. Manca la roba per pulire, spesso volentieri, e ci abbiamo dei letti armadi molto vecchi nella nostra struttura, non ci mettono proprio in condizione, non ci danno proprio gli strumenti per lavorare bene. Fanno bene i gestori a richiedere l'aumento delle quote sanitarie, dovrebbero però anche guardare agli stipendi dei propri lavoratori, visto che qualche datore ci ha applicato fino a 8-9 mesi fa un contratto collettivo nazionale scaduto da ben 13 anni. E il terremoto di ieri, che ha fatto tanta paura, fortunatamente non ha fatto danni, soltanto qualche crepa, siamo a Mercatale, alla chiesa di San Martino, ma quindi niente, no, si sa che non si possono prevedere terremoti, però qualche consiglio su cosa fare e su cosa non fare, vediamo. Sappiamo che sugli eventi sismici è molto difficile fare previsioni, anzi è praticamente impossibile, quindi non possiamo capire cosa dobbiamo aspettarci, ma ci sono delle indicazioni che si possono dare alle persone in caso di scossa. Quali sono le indicazioni per proteggersi, insomma, per cercare di mettere a punto tutti quei comportamenti che possono tenerci quantomeno un pochino più al sicuro? Esatto, come dicevi, il terremoto purtroppo, il rischio sismico, è un rischio non prevedibile, per cui quello che possiamo fare è sapere come comportarci sia prima del terremoto che poi durante la scossa. Quindi fondamentale è conoscere innanzitutto dove si abita, quindi sapere la classificazione sismica del proprio comune, del proprio territorio, conoscere il piano di protezione civile che ogni comune ha per legge e sapere quali sono poi i comportamenti giusti da adottare. Sicuramente durante la scossa dobbiamo, per quanto possa essere anche difficile, cercare di rimanere calmi, trovare il riparo sotto un luogo sicuro, quindi un architrave, una trave, un muro portante, tenersi lontano dalle finestre o dalle porte a vetro, lontane dalle mensole, dai mobili che potrebbero cascare. L'importante è non farsi prendere dal panico e quindi non precipitarsi giù per le scale o prendere l'ascensore, certo. Aspettare che la scossa passi e poi da lì uscire. Su quanto successo è intervenuto anche il presidente dell'Ordine dei Geologi, Riccardo Martelli, che ha detto l'unico approccio possibile al problema resta quello della prevenzione, non potendo prevedere quando ci saranno i terremoti, è necessario farsi trovare pronti, questo significa avere edifici strutturalmente adeguati, cosa che è possibile attraverso uno studio dettagliato del sottosuolo, perché è lì che si generano eventuali fenomeni di amplificazione. Andiamo a Prato, la Guardia di Finanza ha arrestato il presunto capo di un'organizzazione che avrebbe trasferito in Cina 170 milioni di euro frutto di evasione fiscale grazie a 24 aziende fantasma. Claudio Vannacci. In meno di 10 anni avrebbero trasferito in Cina almeno 170 milioni di euro frutto di attività illecita grazie alla creazione di 24 imprese individuali fantasma, nate con l'unico scopo di rastrellare gli ingenti proventi dell'evasione fiscale fatta da altre aziende cinesi in tutta Italia. Al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Prato c'è un nucleo familiare di origine cinese residente in città. I finanzieri hanno arrestato il presunto capo dell'organizzazione in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Prato, che ha anche disposto nei suoi confronti il sequestro per equivalente di beni fino a 17 milioni di euro. Nell'inchiesta figura anche un cittadino italiano indagato per esercizio abusivo della professione di intermediario immobiliare. Le indagini delle Fiamme Gialle pratesi sono partite da numerose segnalazioni di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio arrivate dalla Banca d'Italia. È stato così
individuato il sodalizio criminale. Il meccanismo smascherato dall'inchiesta Pluto, così è stata chiamata, era semplice. Venivano aperte aziende fantasma che emettevano fatture fittizie per operazioni inesistenti, ricevendo così da altre aziende soldi che dovevano essere ripuliti. Questi poi venivano trasferiti in Cina dopo aver trattenuto una percentuale per il lavoro di riciclaggio svolto. Tutte le ditte fantasma avevano come sede locali fatiscenti e non avevano né dipendenti né attrezzatura. Erano intestati a cittadini cinesi, vere e proprie teste di legno, che ricevevano un compenso forfettario di 14.000 euro in cambio dei documenti necessari ad aprire le aziende e i relativi conti correnti bancari. Restiamo a Prato. Imprenditore condannato per stalking era anche finito in carcere per le ripetute violazioni e ai divieti. Nadia Tarantino. Minacce, pedinamenti e soprattutto uno strettissimo controllo di ogni attività e incontro fatto dalla sua ex. Un imprenditore pratese di 50 anni accusato di stalking e rinchiuso in carcere da 2 mesi per aver violato a più riprese i provvedimenti restrittivi a cui era stato sottoposto dopo la denuncia della donna è stato condannato oggi a 1 anno e 8 mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata dal giudice delle udienze preliminari al termine del processo con rito abbreviato. Per lui, difeso dall'avvocato Tiziano Veltri, il pubblico ministero Laura Canovai aveva chiesto una condanna più alta. Il giudice ha disposto anche l'immediata scarcerazione, sostituendo la misura restrittiva con quella coercitiva del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata. Incensurato e con un lavoro improprio, l'uomo era finito in carcere a causa del suo atteggiamento ostile nei confronti delle misure chieste dalla procura e accordate dal tribunale, misure utili a evitare reiterazioni del reato. L'imprenditore, dopo aver violato il divieto di avvicinamento a cui era stato sottoposto in un primo momento, era stato messo agli arresti domiciliari con il permesso di uscire per lavoro, un permesso del quale ha approfittato per avvicinare di nuovo la ex con cui ha avuto un'ennesima lite che gli è costata un inasprimento della misura restrittiva, vale a dire il braccialetto elettronico. Anche questo ulteriore provvedimento è stato violato dall'uomo che ha danneggiato il braccialetto con l'intento evidentemente di sottrarsi al controllo. Dopo questa ennesima violazione per lui si sono aperte le porte del carcere. L'ex fidanzata, anche lei pratese sulla cinquantina, si è costituita parte civile. Giocattoli e prodotti irregolari, la Guardia di Finanza ne ha sequestrato, pensate, 6.000, siamo a Viareggio, controllo è stato fatto in un esercizio commerciale. Tutti i dettagli in questo servizio. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale hanno posto sotto sequestro in Versilia circa 6.000 prodotti tra giocattoli, accessori per l'abbigliamento, per l'elettronica e la telefonia potenzialmente pericolosi, posti in commercio in violazione del codice del consumo e delle direttive comunitarie. In particolare, i finanzieri del gruppo di Viareggio, nel corso di un controllo nei confronti di un esercizio commerciale con sede in centro, hanno rinvenuto sugli scaffali, pronti per essere venduti, decine di migliaia di prodotti pericolosi perché non conformi agli standard europei di sicurezza. Tra questi, giocattoli, mascherine, cover, smartwatch, caricabatterie e altri. Un'operazione che ancora una volta è finalizzata a tutelare la sicurezza del consumatore. Abbiamo posto sotto sequestro oltre 6.000 prodotti tra giocattoli, cover e accessori per l'elettronica e per la telefonia che erano privi di istruzioni, privi di indicazioni riguardanti la composizione dei materiali e quindi potenzialmente tossici e pericolosi per il consumatore. Al titolare dell'attività, un soggetto di origine cingalese, è stato levato un verbale di accertamento per la successiva sanzione amministrativa che potrà arrivare fino a 35.000 euro da parte della Camera di Commercio, mentre i prodotti sono stati posti sotto sequestro. Le operazioni si intensificano nel periodo estivo, soprattutto per la presenza poi di turisti sul territorio della Versilia e sono frutto di un costante monitoraggio di esercizi commerciali e di ambulanti che vendono al dettaglio. E la Procura di Firenze ha chiuso le indagini su un vice ispettore di polizia penitenziaria accusato di aver fraudolentemente intercettato diverse comunicazioni e conversazioni telefoniche e verbali nelle celle dei detenuti del carcere di San Gimignano, nella provincia di Siena. E sono stati individuati dai carabinieri presunti autori di un danneggiamento di decine di lapidi commemorative nel cimitero comunale di Reggello. Siamo nella provincia di Firenze, i militari
hanno deferito in stato di libertà alla procura dei minori di Firenze un 16enne. Per i militari insieme a un 13enne, non imputabile per l'età, la sera del 2 maggio, senza apparente motivo, avrebbero danneggiato 42 lapidi, nonché alcune lampade votive, croce e diversi vasi che si trovavano nel cimitero. E prima di chiudere vi ricordo questa sera alle 21.15 il film su Toscana TV, Infernet, con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.